Buongiorno, allora, oggi vediamo la seconda lezione. In realtà, così come la volta scorsa, abbiamo fatto una lezione introduttiva sul MATLAB Simulink e quella precedente, introduttiva sugli argomenti del corso, anche questa rimane nel filone proprio delle lezioni introduttive. Cioè, io adesso vi presento un po' quelli che sono gli aspetti matematici che saranno necessari in questo corso. Va bene? Alcuni, la maggior parte, se non tutti, li avete già visti. Sicuramente un paio di concetti no, ma sono veramente dei concetti banali. Ora, perché lo faccio? Lo faccio non per spaventarvi, ma per darvi modo eventualmente di rivedere qualche concetto. Vabbè, noi non avremo bisogno di granché oltre questo elenco di argomenti che adesso rivediamo molto brevemente. Quindi noi oggi facciamo un'altra lezione particolarmente, diciamo, noiosa, perché andiamo a rivedere i concetti che dovreste già avere. Ci servono un po' quindi di concetti sui numeri complessi, vabbè, vettori e matrici, io ho riportato solamente un paio di definizioni, solo un paio di proprietà che spesso ho visto non ricordate, diciamo, immediatamente. Sulle equazioni differenziali non facciamo niente, rivediamo solo la soluzione dell'equazione differenziale lineare, perché ci serve, perché diciamo, evidentemente diciamo, il nostro modello matematico passa dall'utilizzo di equazioni differenziali. Poi rivediamo un po' la definizione di spazi vettoriali. Non so se questo concetto per voi è la prima volta che lo vedete o meno, io toro vettori. Qualche volta gli studenti mi dicono che hanno visto una definizione, una mezza lezione. Va bene? Per noi hanno una certa importanza autovalori dato vettori. Rivediamo un attimo. Teorema è qui perché poi io ho deciso di compattare in questa diciamo, lezione, quindi in queste slide, anche dei concetti che poi vengono richiamati dopo. Questo ci serve solo applicarlo, quindi l'ho messo qui in maniera tale che poi quando servirà, voi sapete dove andarlo a prendere, ma solo l'enunciato, non facciamo dimostrazioni in questo corso. L'esponenziale matrice ci servirà, ed è sicuramente la prima volta che lo vedete, e poi, diciamo, sorprendentemente, voi scoprirete che sia in teoria di sistemi che in robotica, il concetto di, diciamo, di soluzione di un sistema di equazioni lineari entra in gioco diverse volte, sotto, diciamo, vesti diverse, per cui rivediamoli un attimo, vediamo le equazioni senza entrare, perché non c'è tempo ovviamente, troppo nel dettaglio, però qualcosina ci serve rivederla per rinfrescare un po' le cose. Le forme quadratiche avete fatto? No, non importa, le studiamo come funzioni. Che cos'è che non è chiaro quando io dico che la lezione comincia alle 9, ragazzi? Il problema è che in studio ho trovato Traffico, no, c'era parcheggio stanno chiuso, lo so, per se il TF. Vabbè, però non dite traffico a un docente che viene da Napoli, no, perché il ma traffico qua non esiste, giusto? sono partito Va bene, va a bene, va bene, per il Genova prima, futuro, va però ho bene, trovato stanno basta così, per il futuro dico, uno può fare tardi una volta, però normalmente dovete essere voi prima e non il docente prima, ok? Ve l'ho detto all'inizio. Allora, i numeri complessi, noi qui rivediamo solamente proprio le basi e magari adesso faccio anche partire il MATLAB e questo due commenti sulla sintassi. Allora, il MATLAB ha deciso di non partire più, devo fare ogni volta l'attivazione, perché ogni volta che accendo il computer, perché c'è qualcosa che avevo risolto, anche questo, ieri, nella configurazione. Allora, vediamo un attimo di rifare l'attivazione. Qui abbiamo un altro. Buongiorno. Anche lei ha avuto problemi di parcheggio? No, e allora la lezione comincia alle 9, ragazzi. E l'ho detto, non lo devo ripetere più per tutti quanti. Allora, scusatemi, ma io, diciamo, sono
in lotta con l'attivazione del MATLAB. Non so quante volte ho parlato con l'help desk e avevo anche risolto il problema che si era proposto ieri. Faccio l'attivazione e poi parte. E vabbè, che viene registrato in un file locale, per cui avevo problemi di privilegi. Quando lo facevo come super user mi dava problemi, adesso la faccio con il mio account e avevo risolto invece. Evidentemente, forse ho fatto un aggiornamento. Ok, allora che cosa voglio far vedere? Delle cose molto banali adesso. Devo incrementare il font probabilmente. Allora, la variabile j sono, diciamo, entrambi, diciamo, variabili che vengono utilizzate per indicare l'unità immaginaria. Va bene, quindi molto semplicemente io posso accedere, parte reale, immaginaria, il coniugato, giusto il coniugato di un numero è semplicemente, faccio A uguale 3 più 4j, va bene come sintassi, gli piace, e se io uso l'apice, che poi per le matrici sarà l'operatore di trasposizione, e lui mi fa il coniugato del numero. L'esponenziale complesso è l'ultimo dei problemi per il MATLAB. Exp di A è il comando che mi calcola l'esponenziale complesso e come risultato mi dà evidentemente un numero no, complesso. Ora, qual è la definizione di esponenziale complesso? Se ce lo ricordiamo, E elevato alla x, dove x è un numero complesso, e quindi lo posso scrivere come somma della parte reale immaginaria, è elevato ad a più jb. Per le proprietà degli esponenziali, questo si può scrivere come e elevato alla a per elevato alla jb. Allora lo dico anche a lei per completezza. Io alla prossima lezione alle 9 chiudo l'aula, va bene? Può arrivare uno in ritardo perché ha avuto problemi, ma non mezza classe in ritardo. Dopodiché, e elevato alla a, dove A è la parte reale, è un numero reale. Fra l'altro, la funzione esponenziale voi l'avete trovata non una, ma mille volte in fondamenti di sistemi dinamici, nel primo esame di controlli, e la rivedremo. Tra l'altro la disegnerete, per cui diciamo, la rivedremo con proprio la funzione analitica, la rivedremo in tutte le sue forme. Invece poi, elevato a jb, quando la parte esponenziale puramente immaginaria è coseno di b più j seno di b. Va bene? Per cui, diciamo, questa funzione analitica tornerà in qualche modo nella nostra discussione perché sappiamo che è uno dei modi naturali. Rivediamo anche i modi naturali, so che avete fatto il concetto qualche anno fa, ma rivediamo tutti quanti i concetti. Quindi la sintassi è semplicemente questa, uguale a quella di un esponenziale di uno scalare reale. Il modulo di un numero complesso è semplicemente la radice di a quadro più b quadro e io, diciamo, lo posso calcolare col comando norm. Ora posso calcolare anche la fase. A questo punto vi chiedo, voi forse ne abbiamo già parlato l'altra volta. Allora, la fase dal punto di vista matematico, il simbolo che posso usare è questo, no? La fase di x, dove x è un numero complesso. Come la calcolo? Beh, io so che devo fare l'inverso per esempio della tangente con la parte immaginaria e la parte reale. Ora quello che vi chiedo è,
se voi avete mai visto il comando ATAN, e se, cioè ATAN sì perché è l'arco tangente, se voi avete mai visto il comando ATAN 2, se sapete qual è la differenza tra ATAN 2 e ATAN. Quindi adesso diciamo questo numero meno 1 più J, mentre io tento il collegamento con la lavagna condivisa, cercate di darmi un attimo una risposta. Io voglio la fase di meno 1 più J. Magari disegnatelo un attimo sul piano cartesiano, disegnate la fase e ditemi perché ci sono queste due funzioni diverse e perché danno due risultati diversi. Allora, sempre per completezza, signorina, per completezza, lo dico perché mezza classe è arrivata in ritardo, la prossima lezione io chiudo alle 9, cioè alle 9, chiudo all'orario di inizio. Bene, e chi è fuori rimane fuori. Ora, io, come vi ho detto, tento di fare questo collegamento. Vediamo come va. Ovviamente, come tutto il resto, l'ho provato mille volte e è sempre andato bene. Vediamo se oggi. Allora, un attimo, da casa voi state sempre vedendo lo schermo, giusto? Chi c'è a casa? De Benedictis, lei vede lo schermo, quindi adesso, se diciamo, non vede per qualche motivo strano la lavagna, me lo faccia sapere. Ovviamente ancora non ho scritto niente nella lavagna perché ancora non mi sono collegato. Ok, allora, apparentemente sta facendo quello che deve fare, giusto? Una conferma De Benedictis, lei ha visto due assi? Sì, ok. Allora, meno 1 più J, il numero meno 1 più J si trova qui, ok? Questa è una rappresentazione cartesiana del numero. Allora, qual è la fase di questo numero? Questo è 1, parte reale e parte immaginaria. Allora, qual è la fase? La fase è questo angolo qua, che qui abbiamo indicato con la lettera teta. Va bene? Quindi se questo è x uguale a meno 1 più j, abbiamo detto che teta è la fase di x. Adesso, perché ci sono due funzioni diverse per calcolare la fase e perché danno due valori diversi? Una è vedendo una nell'altra in gradi. No. Quando usate i comandi, diciamo, delle calcolatrici, il MATLAB non è nient'altro che una calcolatrice un po' più evoluta, di default solo radianti, va bene? Poi ci sono alcuni comandi specifici che usano i gradi. Qualche linguaggio come il MATLAB vi consente di dirgli che gli state dando i gradi d'ingresso, però tipicamente, diciamo, l'ingresso delle funzioni sono solo i radianti. E guardiamo un attimo, una mi dà un numero negativo e una positivo. Se questo è l'angolo, io ho disegnato l'angolo adesso, no, questo è teta. Che cosa sta succedendo? Vorrei anche che voi focalizzaste l'attenzione sul fatto che io qua gli sto dando un ingresso, che è il rapporto fra y e x, cioè fra l'ordinata e l'ascissa. Mentre io qua gli sto dando due ingressi, gli sto dando separatamente, perché c'è una virgola, vedete? Quindi quel comando non è lo stesso. Qua c'è la divisione, allora ve la faccio vedere qua. In un caso io ho scritto ATAN di vabbè, y, scusa, non posso usare y su x, della parte immaginaria di x diviso la parte reale di x. Nell'altro caso io sto dicendo ATAN 2
e ti sto dicendo, guarda, l'ingresso di questa funzione è la parte immaginaria di x, virgola, la parte reale di x, per cui diciamo qua è una funzione che ha un ingresso e qua è una funzione che ne ha due. E allora che cosa sta succedendo? Devo ricordarmi la definizione di tangente. Nel secondo caso viene in direzione a tutti i gradi. Nel secondo caso, sì. Allora, vediamo un attimo che cosa è corretto. Vediamo un attimo che cosa ha detto il collega. Allora, se io prendo la mia brava definizione di tangente, la tangente devo prendere la circonferenza. Grazie. La tangente, e quindi non avete visto che cosa stavo scrivendo, atan con la parte immaginaria di x diviso la parte reale, in questo caso quindi ripeto, qua c'è un ingresso, va bene? Invece atan 2 è la parte immaginaria virgola la parte reale, quindi vi sto dando due ingressi. Allora il collega ha detto che c'è uno sfasamento diciamo di pi greco, nel secondo caso ha messo un pi greco. Allora vediamo che cosa sta succedendo. Io faccio la circonferenza unitaria, anche detta goniometrica al liceo, e diciamo so che la mia brava tangente, questo è 1, la definizione di tangente dell'angolo è questo segmento qua, fatemi vedere se funziona pure le cose colorate, è questo segmento qua, va bene? Allora, qual è il dominio e codominio della funzione tangente? Ricordiamo queste cose? Allora, la tangente di 0 quanto vale, ragazzi? 0. La tangente di 45 gradi quanto vale? Vale 1. Se io comincio a crescere con l'angolo, la tangente sta crescendo, no? Poi a 90 gradi che succede? Che non è definita. Ok. Torniamo verso valori negativi, la tangente di meno 45 gradi vale meno 1, eccetera, eccetera, vale a meno infinito. A meno 90 gradi non è definita. E quindi poi che succede quando aumento gli angoli in positivo o in negativo? Aumentiamo noi altrimenti. Non ho capito. Aumentiamo noi per definizione in base se A è negativo. No, non ho capito la risposta. È semplicemente la funzione è semplicemente periodica. Cioè non è definita in tutti i multipli di pi greco mezzi più pi greco. Però è semplicemente periodica la funzione. Quindi il dominio è tutto R tranne questi punti. Il codominio va da meno infinito a più infinito. Ora, qual è il problema? Il problema è che diciamo, la tangente di questo angolo qua è uguale alla tangente di questo angolo qua. Va bene? Perché in entrambi i casi la tangente sarebbe questo segmento. Quindi molto semplicemente l'arco tangente, che è la funzione inversa, è ristretta all'intervallo meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Ok? E invece se io conservo l'informazione sul quadrante diciamo, del punto in cui che mi interessa, io posso discernere fra i quattro quadranti. Per cui molto semplicemente Atan 2, allora qua la funzione bellissima di questo, questa funzione qua, Atan 2, non ha un significato matematico, però semplicemente dice se tu mi dai i due ingressi, io ti dico diciamo, qual è l'angolo nei quattro quadranti, quindi ristretto fra meno pi greco e pi greco, ovviamente sempre fra pi greco mezzi e meno pi greco mezzi non è definito. Va bene? Piccola curiosità, vuole prima la parte immaginaria e poi la parte reale. Non so perché, ma è diciamo convenzionalmente, ci sarà anche un motivo che non so, ma è convenzionalmente così. Ok, Atan 2
tornerà anche, diciamo, anche in robotica più volte. La forma polare di un numero complesso è rho per elevata j teta, cioè io separo il modulo dalla fase. Guardate un attimo, dalla definizione di esponenziale complesso, quello che io noto è che quello che io